Sabato 25 maggio ci troviamo a Urbino, nella città ducale, per la cerimonia di premiazione delle borse di studio ai soci e ai figli dei soci della banca di credito cooperativo del Metauro. In totale verranno assegnati dall'istituto di credito ben 31.000 euro. Saranno 29 i ragazzi diplomati con voto superiore a 90 su 100 e 42 i laureati suddivisi tra primo ciclo di laurea triennale e secondo ciclo di laurea magistrale con voto superiore a 105 su 110. Gabriella, intanto ha specificato che queste borse di studio sono state istituite dal 2004, dunque è un progetto che va avanti e che cresce. Sì, è dal 2004 che la nostra banca crede nei giovani e quindi ecco, noi continuiamo con questo progetto perché siamo convinti che i giovani siano il nostro futuro, la nostra forza e ci diano continuità nel tempo. Tra l'altro c'è anche un'associazione dedicata proprio ai giovani nella vostra banca. Sì, l'associazione Spazio Giovani, che è stata istituita nel 2015, è una delle prime associazioni a livello regionale e partecipano anche a convegni a livello nazionale con uno scambio di idee e ecco, quelli sono la nostra fucina, diciamo, per il futuro. Ci danno, diciamo, idee più innovative, nuove e danno stimolo alla banca per fare meglio e soprattutto per seguire i giovani. Idee che potrebbero arrivare proprio anche dai giovani che sono stati premiati quest'oggi. Esatto, infatti ecco, i giovani che sono stati premiati oggi entreranno nella compagine sociale, diventeranno soci, poi se vorranno potranno aderire all'associazione Spazio Giovani. Montanari, è stato scelto un luogo molto significativo per questa premiazione. Sì, effettivamente siamo all'interno del palazzo che ospitava anticamente il convento degli Scolopi, dove ha studiato Giovanni Pascoli e quando gli giunse la notizia, purtroppo molto molto brutta, della scomparsa del suo babbo, e lui era qua ad Urbino, proprio in questo luogo. Ecco. In questa cerimonia, in questo giorno di festa, i protagonisti sono sempre dei giovani meritevoli. Assolutamente, questa nostra iniziativa che vuole premiare appunto le eccellenze del nostro territorio, i giovani che hanno raggiunto il massimo dei voti nelle loro specialità, nell'università, nelle lauree magistrali, ma anche negli istituti superiori, praticamente sono veramente, rappresentano la risorsa per la nostra banca in quanto o soci o figli di soci, ma soprattutto per il nostro territorio. Una banca che dobbiamo ricordare dà una possibilità di crescita, di benessere e di opportunità per il territorio appunto da più di 100 anni. Sì, assolutamente. Allora, la nostra banca è nata nel 1911, qualche anno fa abbiamo festeggiato il centenario ed è una banca che per sua natura è praticamente radicata nel territorio e svolge la sua attività quasi esclusivamente per il territorio, per le aziende del territorio e tutto ciò che fa deve ricadere sul territorio, i benefici eccetera. E quindi anche su questi ragazzi. E quindi anche su questi ragazzi che ci auguriamo, come ho detto prima nel saluto che ho fatto, ci auguriamo che possano rimanere qui del territorio perché sono patrimonio del nostro territorio. La cerimonia si è appena conclusa e noi cominciamo a intervistare questi ragazzi meritevoli. Martina, anche tu ti sei laureata in che cosa innanzitutto? Mi sono laureata in economia e management e nel mio futuro comunque punto a finire l'università, sperando il prossimo anno. E niente. Un percorso che sarà ancora lungo. Sì. La facoltà è qua a Urbino? La facoltà è qui in Urbino. Prima hai fatto anche una visita guidata, quindi hai colto questa occasione che sì, la banca. Sì, siamo stati insieme alla banca, al Palazzo Ducale di Urbino. Auguro a tutti almeno una volta di visitarlo, una cosa veramente bellissima. E, insomma, questa è un po' la giornata che va a coronare intanto questo percorso. Sì. E poi per il futuro? Per dopo il futuro, il percorso di studi hai già pensato al lavoro? Diciamo che ancora ho tanti progetti in vista e spero di concluderne qualcuno, anzi.
spero veramente. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie Marta. Elisa, anche il tuo percorso è stato molto lungo, in che cosa ti sei laureata? Allora, mi sono laureata in Scienze della Nutrizione Umana come laurea magistrale, prima ho iniziato il percorso di studio a Urbino dove ho fatto la laurea triennale in Scienze della Nutrizione e dopodiché appunto mi sono spostata a Pisa per 2 anni. Ed ora? Ora mi sono già abilitata a novembre sempre qui ad Urbino e ho aperto lo studio come biologa nutrizionista a Sant'Angelo in Vado dove vivo. Però, quindi è già coronato insomma tutto questo percorso di studi? Sì, diciamo che adesso stiamo partendo, però certo. Piano piano sì, sono molto felice di quello che ho raggiunto. Oltre alla passione per la danza. Esatto, sono anche insegnante di danza classica ad Urbania, a Fermignano e a Lucrezia. Quindi... Non ti annoi di certo. No. E diciamo che questa giornata è andata insomma. Sì, è stata una bella esperienza, una bella soddisfazione sicuramente ed una bellissima iniziativa da parte della banca che comunque crede nei giovani laureati. Questa mattina si è parlato tanto anche di Spazio Giovani, no? Sì. Che è dedicato proprio a un'associazione che sì. Fa parte della banca. Io l'ho sempre solo vista nella banca scritta, non la conoscevo in realtà, però le iniziative che hanno proposto oggi sono comunque molto interessanti, quindi vedrò di attivarmi. Bene, grazie e buon proseguimento. Grazie mille a voi. Buona giornata. Ciao. Ciao Elisa, grazie. Tommaso, altro premiato in questa cerimonia, innanzitutto in che cosa ti sei laureato? In geologia applicata e geoinformatica. Però, insomma, laurea magistrale. Bella tosta, immagino. Sì, dopo la triennale ho finito il corso con la magistrale, comunque è stata abbastanza agevole. Una un volta percorso entrato, lungo. Sì. Però lungo, però è andato tutto bene. Oggi insomma la banca vi dà una grande opportunità, intanto una importante che è stata quella della visita guidata. Ne hai esatto. Approfittato? Ne ho approfittato anche perché post laurea è bene andare, altrimenti chi va prima, come si dice, non si laurea. È una diceria, insomma sì. Meglio non entrare a Palazzo Ducale, poi oggi che se qualcuno sì, è un sì, po' scaramantico. È stato un bel momento, una bella visita che comunque ci ha messo a disposizione la banca, e è stato un bel momento. Sì. Hai già progetti? Attualmente sto lavorando e quindi andiamo avanti e poi chissà in futuro cosa ti aspetta. Ecco, questo piccolo contributo invece dell'istituto di credito? Sì, io lo investirò ancora per continuare degli studi. E che comunque quindi non ti bastano questi 5 anni ancora? E specialmente per l'esame d'abilitazione per la mia professione. Che è fondamentale in questo caso. Bene, in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi lupo, grazie Tommaso. E ancora con altri giovani meritevoli, Michele, tu in che cosa ti sei laureato? Io mi sono laureato nella laurea magistrale in ingegneria dell'automazione a Bologna. E come sono stati questi anni? Difficoltosi? Sono stati abbastanza facili? Ci vuole impegno, tanto comunque, immagino. Sì, per ingegneria anche soprattutto. Però dai, alla fine lo studio ha ripagato. Certo. Anche dal punto di vista lavorativo ho trovato subito lavoro, quindi... È stato... È conclusa la grande, esatto, possiamo è stato... dire così. Esatto, ho concluso bene. Al termine di questa cerimonia alcuni componenti della banca hanno parlato di questa associazione Spazio Giovani. La mia domanda è, ti sei già iscritto? Hai sì. Interesse verso Io questa prospettiva? Conoscevo già Spazio Giovani, anche perché ho anche un'altra manifestazione, ho conosciuto, mi sono avvicinato e tramite un format mi sono iscritto a questa associazione. Ecco. Una domanda, questo piccolo contributo che oggi la banca vi ha assegnato, come lo spenderai? Visto che hai già trovato lavoro, ti chiederai una vacanza? Forse? Sì, dai, quest'estate una non bella vacanza. Non guasta mai? Sì, dai, prendo un po' di ferie e vado una bella vacanza. Bene, grazie, buona giornata a tutti.
e la BCC del Metauro ha organizzato diverse iniziative dedicate agli studenti e degli istituti superiori. Valentina, di che cosa si tratta? Allora, si è trattato di due laboratori destinati a due target differenti, quindi in un caso un laboratorio per la scuola superiore Donati di Fossombrone, dove sono stati coinvolti 108 ragazzi ai quali ho trasferito un po' di conoscenze per quanto riguarda la scrittura di un curriculum vitae efficace e l'utilizzo del social network professionale del momento, che è LinkedIn. E invece per quanto riguarda i ragazzi dell'Istituto Superiore di Urbania, a loro invece sono stati gli stessi ragazzi delle superiori che hanno raccontato ai ragazzi della scuola media delle situazioni tipo che si possono verificare in banca e come risolverle. Iniziative sicuramente interessanti che guardano anche al futuro di questi ragazzi. Ci sono altre invece iniziative, altri eventi che state programmando? Allora sì, ci siamo già un po' messi all'opera per le iniziative estive e quindi abbiamo già in serbo qualche sorpresa che vi sveleremo più avanti. Vi suggeriamo di seguire la nostra pagina Facebook Spazio Giovani Metauro. Grazie. Prego. E come vi ho anticipato nelle precedenti interviste, c'è un'associazione molto importante della BGC del Metauro, che è questa qua, Spazio Giovani. Oggi i ragazzi che sono stati premiati hanno avuto la possibilità di iscriversi, ma vogliamo ricordare innanzitutto quando è nata e quali sono i vantaggi? Allora, noi siamo nati ormai 4 anni fa, nel 2015, da un'idea della stessa banca BCC del Metauro, che ci ha chiamati, coinvolti per cercare di creare un collegamento con il gruppo dei giovani soci della BCC del Metauro, che comunque sia rappresentano circa il 10% di tutta la compagine sociale. Il nostro intento è quello appunto di creare degli eventi di interesse sotto qualsiasi punto di vista e di diversa tipologia, in modo tale che comunque la banca mantenga un rapporto con la sua compagine sociale di età compresa dai 18 ai 40 anni. E, a livello di associazione siamo appunto al secondo triennio di attività. Oggi, nella giornata di oggi, abbiamo svolto l'assemblea annuale per l'approvazione comunque del nostro rendiconto. E abbiamo dato supporto alla banca per ciò che riguarda la consegna delle borse di studio per i ragazzi più meritevoli. È un evento quello a cui la banca tiene molto, e noi come associazione diamo sempre una mano nel corso degli ultimi anni per organizzare l'evento. Ecco, ad esempio abbiamo anche altri eventi però in programma che state cercando di definire. Possiamo fare qualche esempio? Allora, abbiamo già stilato una sorta di calendario in cui abbiamo appuntato nei vari mesi da maggio a dicembre una serie di eventi. Passiamo tutta l'estate con intrattenimenti e iniziative sociali e sportive. Un esempio è la ripetizione dell'uscita in kayak lungo il fiume Metauro, che ha avuto la prima edizione l'anno scorso e sinceramente è stata un'iniziativa di ampio interesse. Quest'anno l'abbiamo voluta riproporre. Arriviamo poi alla parte finale dell'anno, novembre-dicembre, che sono i mesi che ormai... È la parte un po' clou. Esatto, sono i mesi che ormai da diversi anni dedichiamo per la formazione. Infatti su novembre partirà sicuramente il nuovo corso d'inglese, visto il successo che abbiamo registrato negli anni precedenti con un livello base. Quest'anno abbiamo deciso di alzare il livello, il target, proponendo un livello B2. Abbiamo all'interno del nostro direttivo una ragazza che seguirà appunto madrelingua, che seguirà personalmente i corsi. Posso dire che anche l'anno precedente ha avuto un grande successo, perché sono stati tanti i partecipanti. Sono stati tanti. Decidemmo di istituire un livello tendenzialmente base, anche perché comunque noi non avevamo esperienza sotto questo punto di vista. E abbiamo creato diverse sedi di lezioni, Sant'Ippolito, Fermignano e Fossombrone. Anche per allineare un attimino le conoscenze di tutti. Esatto, e comunque è stata un'iniziativa dove abbiamo avuto adesione da parte anche di persone non giovani, perché comunque, visto il target che avevamo istituito per il corso, abbiamo raccolto adesioni anche per una fascia di età, non quella
a cui tendenzialmente ci rivolgiamo, però per iniziare è stato un risultato molto positivo. Quest'anno abbiamo deciso di salire di livello, innalzare un pochino il target, e effettivamente abbiamo delineato questo livello B2, che comunque è un qualche cosa che il mondo del lavoro richiede, e siamo convinti che sarà un qualche cosa che susciterà interesse e avremo sicuramente delle adesioni per partire con questo corso. A dicembre con cosa si conclude il programma? A dicembre abbiamo pensato di proseguire il nostro cammino presso le realtà aziendali del territorio, e anche questa è un'attività che già dal primo anno della nostra associazione abbiamo creato eventi e visite. Non ci siamo focalizzati su particolari settori, stiamo cercando sempre ogni anno delle eccellenze di qualsiasi settore che comunque risiedano nella nostra Valle del Metauro. Siamo anche quest'anno in contatto con diverse realtà, siamo in corso di definizione una serie di dettagli e programmi, e comunque nel giro delle prossime settimane e mesi daremo ufficialmente la data e il programma per quella giornata. E come diceva la vostra collega, tutto sui social, quindi si potrà visionare il programma completo e definitivo. Esatto, abbiamo la nostra pagina Facebook che viene continuamente aggiornata con tutte le iniziative e i programmi, e appena avremo definito anche questa iniziativa ne daremo notifica sui nostri social.